Ciao, allora, oggi con questa alta tecnologia e i miei disegni, un foglio di carta e una penna, provo a darti una soluzione e a spiegarti come risolvere quando la tua caldaia perde sempre pressione, ossia la trovi sempre a zero. Allora, molto banalmente, la pressione non è altro che presenza d'acqua in caldaia e nell'impianto di riscaldamento che è unito alla caldaia. Quindi, se la pressione è a zero vuol dire che c'è poca acqua, se la pressione è a 3 vuol dire che c'è troppa acqua, quindi l'ideale è lasciarla sempre a 1 e deve rimanere sempre a 1. Poi accendendo i riscaldamenti, l'acqua riscaldandosi aumenta di volume, diventa di più e quindi da 1 passa a un massimo di 2, 2,5. E poi ritorna quando si va a raffreddare l'acqua, sempre del circuito di riscaldamento, non confonderlo con quello dell'acqua sanitaria, che quella non c'entra niente. Noi parliamo soltanto di presenza d'acqua in caldaia collegata ai riscaldamenti, che si legge tramite l'idrometro famoso che noi andiamo a leggere e troviamo la lancetta che in questo caso è sullo zero. Ora, siamo sempre a caricare e non riusciamo a risolvere il problema. È venuto l'idraulico, è venuto il tecnico e mi ha detto che non è possibile farlo. Ti spiego un po' quello che può succedere. Allora, sempre con questa mia alta tecnologia, cerco di spiegarti. Questa è la pressione, l'idrometro, no? E lo troviamo a zero. Allora, questa è la caldaia. Molto banalmente, c'è un circuito chiuso di acqua che fa questo circuito qui, vedi? Si chiama ritorno e si chiama mandata. Ossia, l'acqua calda qui. Facciamoci delle fiamme, no? Le bruttissime fiamme. Questo è il bruciatore. L'acqua scorre, quindi va qui, si riscalda e si chiama mandata perché manda l'acqua calda ai riscaldamenti. Arriva qui nel termosifone, riscalda il termosifone e ritorna indietro in caldaia e si chiama ritorno, quindi mandata e ritorno. E fa sempre questo ciclo qui. Ora, per fare sì che la caldaia funzioni bene, ha bisogno di una certa quantità d'acqua, quindi una certa pressione. E io consiglio sempre di metterla a 1, ok? Mettendola a 1, cosa succede? Che l'acqua è adeguata nell'impianto, non si creano dei vuoti, perché creandosi il vuoto la fiamma riscalderebbe una parte vuota e andrebbe in ebollizione. Ma questo te lo spiego banalmente, non è questo il concetto di oggi. Il concetto di oggi è capire perché scende la pressione e come si può risolvere. Allora, molto spesso diamo la colpa alla caldaia. Per toglierci questo dubbio, uno, la cosa più facile è controllare sotto la caldaia se c'è presenza d'acqua. Se non c'è presenza d'acqua, oppure toccando i tubi non sono bagnati, dobbiamo capire dov'è l'acqua. Però dobbiamo anche escludere la caldaia. Allora, ho fatto anche un altro video, te lo linko in descrizione, ti spiego come fare. Vedi, queste sono due valvole a sfera, si chiamano così, ma in realtà è un semplice rubinetto, quindi è fatta a croce perché apre e chiude. Puoi installare due di queste valvole a sfera se non le hai già in caldaia. E chiudendo, mettendo in senso diciamo opposto, vabbè, comunque chiudendo le due valvole, non facciamo accedere più l'acqua alla parte del riscaldamento, ma lo escludiamo proprio. È come se lo tagliassimo, quindi la caldaia rimane con soltanto l'acqua presente al suo interno. Ok? La carichiamo a un bar, aspettiamo almeno una settimana, due, poi dipende da quanto tempo, in quanto tempo si scaricava la sua caldaia. Vedrai che la pressione non si muoverà. A quel punto sei sicuro che il problema non è la caldaia. Dobbiamo andare a capire dove sta la perdita nell'impianto del riscaldamento. Però a volte, diciamo, la perdita potrebbe essere dovresti controllare termosifone per termosifone e vedere attentamente se c'è una piccola perdita, perché ne basta anche una gocciolina ogni tanto. Poi questa goccia purtroppo accendendo i riscaldamenti va ad evaporare, quindi è ancora più difficile trovarla. In alcuni casi, molti casi mi capita, purtroppo non ci sono presenze d'acqua da nessuna parte. Faccio questa prova e la caldaia non perde, non si sa dov'è la perdita purtroppo. A quel punto dovresti cercare, vedere l'inquilino del piano di sotto se c'è una perdita nel muro, ma molto spesso non si trova proprio nulla perché sono micro sudurazioni, micro perdite che poi comunque eventualmente si vanno ad assorbire, vanno a evaporare. Quindi, però, comunque ci creano questo fastidio di abbassare la pressione a zero. Quindi, se la perdita non è abbondante, nel senso che perde un po' di pressione ogni 10-15 giorni, ogni 20 giorni, è una micro perdita, a quel punto, per non rompere casa e trovare il punto dolente,
Posso consigliarti una semplice, una banale situazione, diciamo, per risolvere. Ho fatto un piccolo video, te lo faccio vedere, ma purtroppo è brevissimo, non ti faccio vedere come si monta, però ti spiego come ho fatto a evitare questo problema. Ossia, cosa ho fatto? Invece di utilizzare il solito rubinetto che troviamo sotto la caldaia ed ogni tanto lo andiamo a caricare, e quindi sollecitandolo pure perché si può rompere, e portando da 0 a 1 ogni volta che si scarica, creiamo un carico dell'acqua automatico. E ti faccio vedere come. Ecco qui, ho fatto un altro disegno super tecnologico, questa è sempre la caldaia, questo è quadrato, questo è sempre il ritorno, l'acqua circola come ho detto prima, questa è la mandata, va ai termosifoni e torna indietro, fa sempre questo. Adesso aggiungiamo a questo disegno l'entrata dell'acqua fredda, entra in caldaia, si riscalda e esce calda. Qua diciamo è il tubo dell'uscita dell'acqua calda, ma non ci interessa, non interessa questo qui. Quindi sotto la caldaia ci sono di solito 5 tubi. Ritorno, entrata acqua fredda, il tubo del gas che non ci interessa, l'uscita dell'acqua calda che non ci interessa e il tubo di mandata che invece ci interessa. Allora, cosa dobbiamo fare? Acquistare un riduttore di pressione, anche che non sia costoso, non è importante in questo caso. Questo riduttore di pressione, eccolo qui, ha un manometro, un idrometro sopra con l'altura della pressione e si può regolare. E ha un'indicazione su dove deve sulla direzione dell'acqua. Quindi sulla mandata dobbiamo mettere un raccordo che si chiama attivo, questo qui, collegarci il riduttore di pressione, mettere una valvola a sfera di chiusura eventuale qui, se è possibile mettiamola anche un'altra qui, ma comunque questo è più importante. Poi collegarla ad un altro T che verrà collegato al tubo dell'acqua fredda che entra in caldaia. Tutto ciò viene sotto alla caldaia. Ti faccio vedere questo breve video così te lo puoi studiare. Cosa succede? In questo caso il rubinetto di carico lo chiuderemo e non lo apriremo mai più. E il carico verrà fatto automaticamente dal riduttore di pressione. Quindi se se ne scende lui lo ricaricherà e si bloccherà a un bar. Chiaramente noi dobbiamo tararlo, sotto c'è una chiave esagonale, bisogna tararlo, portarlo a 1 e rimarrà sempre a 1. Cosa succede? L'entrata dell'acqua fredda va in caldaia, ma va anche qui. La valvola sfera rimane aperta, chiaramente, quando la si chiude soltanto in caso dobbiamo fare manutenzione al riduttore. Quindi chiudiamo qui, facciamo manutenzione, per esempio. Oppure se si rompe un raccordo, comunque la chiudiamo per evitare che possa uscire acqua fuori. Quindi l'entrata dell'acqua è questa, la direzione è questa qua. Entra pure qui, quindi entrerà in caldaia e entrerà pure nel riduttore di pressione. Il riduttore di pressione la farà entrare nella mandata del riscaldamento, nell'impianto di riscaldamento, anche nei termosifoni, ma si fermerà a un bar, non andrà oltre il bar. A questo punto abbiamo, diciamo, risolto il problema, non avremo più la scocciatura di andare a caricare la pressione ogni volta, però rimarrà comunque quella micro perdita. Però per non rompere casa, per non avere la scocciatura, comunque mi sembra una soluzione molto valida. Scrivimi e dimmi un po' le tue impressioni, se hai dei dubbi, domande, eccetera. Scrivimi come al solito e ti rispondo velocemente. Ciao, al prossimo video.